E c'è solo tre di quelle valvole. Ehi, tre! E ne provate una, prova a vedere se le altre bloccata! Ne eri sicuro? Eh sì, cazzo, l'ho fatta prima! Ma le avevamo già mosse. L'ho fatta prima, 5 secondi fa! Cosa ti porti dietro la sedia? Non lo so, intanto ti aspetto, mi diverto. Girali come erano lì allora. Era uno basso, non capito, quello andava bene, questo basta un così. Rialza un po' questo. Questo alto di là? No, non era alto, alto. Per me abbiamo abbassato questo, c'entrerà qualcosa. Non so, se arriviamo qua a Jim Boots. Cisterna. Perché no? Non mi piace, non mi piace. Aspetta che i suoi occhi si abituassero al buio, ma non apparve nessuna forma o contorno. Ottimo. Perché lo dici? Odio. Come andare con calma? Spero che poi ci lasciamo le chiappe. Stai risparmiando acqua alla sorgente? Yes. Sì, in una certa misura mi permette di controllare l'acqua nelle fogne. Inoltre può essere utilizzata per tutti i tipi di scopi. Puoi continuare a esplorare. Come per bere? Anche quello. Ma soprattutto per collezionare diverse macchie. Ah, come mulini ad acqua. Esattamente. Ok. Ora che mi dai più luce. Vedi che c'era più luce così. Vai. Non so se saltare che. Sì, salta e corri subito su là. Ma non so se fa. Però corri giù dalle scale e corri subito di là. Beh. Taglia a metà lo scalino, non ti dovrebbe far niente. Ma non dritto a destra, Di là dove sono i petali. Ecco. Sali sulle scale lì. Non è successo niente, Qua di saltare. Puttana, okay. Ragazzi, che jumpy. L'hai sentito anche te quel bebè? No, girati. Che cazzo è? Ma niente, è l'acqua. Girati. Non magari di là c'è qualche. Magari c'è olio o qualcosa. Cioè in fondo c'è una valvola, non vedi? Dove? La sinistra. Oh, quando si dice un pixel ti salva. Hai sentito? Sì. Prendiamo. Oh, una nota. Non si può negare che Alexander crede molto in quello che io possa descrivere solo come magico. Non sono sorpreso, anche se mentre viaggiavo per l'Europa ho immaginato che avrei dovuto dedicarmi al soprannaturale per salvare la mia mente e la mia vita. Essendo un principiante faccio tutto quello che è in mio potere per restare concentrato e non fissarmi troppo sui miei dubbi. Alexander mi svegliò presto e mi disse che era il momento di iniziare il lavoro. Ovviamente era eccitato, voleva andare e ci dirigemmo giù dalla vecchia prigione sotterranea, il luogo in cui preferiva tornare a tentare i suoi rituali. Mi risulta che Alexander è un autentico uomo rinascimentale, paragonabile solo da Da Vinci, ne sono certo. Mi mostrò diverse stanze adatte a ricerche specifiche come studi di anatomia, alchimia e botanica. La corona di Brandenburg deve essere il rifugio sacro, una terra molto santificata da dove tenteremo di cacciare definitivamente l'ombra della sfera. Gira, gira. Ma tu vuoi divertire tu? No, è così la parte che te preferisci, no? Dai solo acqua. Non dovrebbe più esserci acqua sotto, no? O c'è acqua? Non lo so. Di qua sì. Però là in mezzo. Attraversa, si attraversa. Dove è a sinistra? Apri. Olio! Mettilo subito dentro al. Sì, perché stiamo delirando. No, chiarissimo! Ma che cazzo vedi tutta annebbiata? Dai vai. Non accenderla subito, visto che ora possiamo vedere. Ma no, è chiarissimo. Stai facendo? C'è qualcosa che puoi prendere qua, schiaccia? Ho iniziato a riempire lentamente la camera. Ah, devi riempire questa con tutte le valvole. Devi andare dall'altra parte probabilmente. Quindi qua attraversa saltando. No. Non devi fare il giro. Corre allora. Che cosa come possiamo finire? Perché se no ci mettiamo 36 anni in più dall'altra parte dietro i terror. Tanto chi è che deve farsi lo jump session number 5?
Dai, vai. Perché iniziamo a capirci allora. Lontana, ragazzi, ma lasciatemi il culo. Non di là, vai dritto in quelle scale davanti a te. Oppure però ancora di qua, secondo me se messo le scale qua potrebbero centrare qualcosa. Qua però ci vuole, eh. Vedi, c'è un oggetto qua sopra, solo per questo. Basta, torna indietro. Io ti consiglio di salire nelle scale di là, ancora, e poi saltare giù da lì, tanto c'è l'acqua, secondo me non ti fa niente. E andare alle scale lì, dritte lì. Quelle lì, sì. Salta giù. Ok. Sinistra. L'hai sentito? Ma secondo me è qua, per, qua sotto, cioè prova a lanciarlo nell'acqua qua. No, prova a lanciarlo nella coca, togli la torcia però, che sennò sprechi l'olio. Giusto. Lancio qua. Boh, sembra non ci sia. Ah, perché l'acqua mega profonda. Dici? E guarda il sasso. Guarda. Trascina giù. Ah, boh. Quindi non è propriamente. A me sembrava l'effetto dell'acqua, però non lanciarlo più, dai. Non devo esserne sicuro. Come fai a esserne sicuro che è buio? No, non che è buio. First try. Sì, Corre dritto. Alta. Gira la valvola. E poi leggiamo la nota. Fino ad oggi non avrei mai potuto essere certo di trovarmi sulla strada giusta. Utilizzando la mia sfera, Alexander è riuscito a incanalare i suoi poteri verso di noi. Il rifugio sacro splendeva di una luce blu fammeggiante. Io provavo le stesse cose che sentivo nella stanza oscura in Algeria. Era come trovarsi in un pazzo vortice di impressioni. Era spaventoso, ma Alexander mantenne la calma e mangiava strani strumenti scientifici per calmare la tempesta. Improvvisamente la luce blu si colorò di scie rosse e le pareti scoppiavano di tessuto vibrante che cercava con la scena. Alexander colpì velocemente la sfera in un panno e la cosa invisibile sparì. Chiaramente l'ombra della sfera era più vicina di quanto Alexander pensasse. Disse che mi sarei dovuto preparare per un rituale protettivo il giorno dopo. Non sono sicuro di cosa si aspetti, ma ho una brutta sensazione. Prego. Spegnila. Senti, c'è un'asse di legno. Allora, ci sia. Salta. Ok. Salta sul ponte. Devi andare. Devi. Vai verso le scale qua, poi devi andare a sinistra. Me lo senti? E hai fatto scendere l'acqua, sì. Avevi ragione, era profonda. Però non c'è lo sasso per terra. Spegni la torcia, che sennò io. Stavolta l'ho sentito. No, niente però. È ancora profonda. Vai verso le scale, devi andare verso sinistra. Qua. Scale, poi. Vai scale, gira subito l'angolo a destra che ci sono altre scale. Girati ora, girati. Devi andare alle scale dritte davanti a te, le vedi? Qua? Sì. Quelle là? Sì, quindi preparati a correre. Consigliavo di non sprecare la torcia, però. Perché stai andando? Non devi fare un saltone, eh? Le scale le vedi qua? Salimentare. Proviamo! Qua devi aspettare che si spegne, passi. Vai, corri. Gira. Che di culo. Curati, premi quello per due. Una volta, ok. Vai, girati verso destra, ci sarà qualcosa, almeno c'è sempre una nota o qualcosa. Seguiamo la strada. C'è un'altra valvola o qualcosa, di qua. C'è una nota e c'è una valvola dietro di te, girala. Gira la valvola, indirizza di nuovo l'acqua della fogna. Vai. Ok.
pensavo che arrivati tutti. Leggi la nota. Sì, prima che succeda il bordello. Ancora presto, Alexander è impegnato nei preparativi per il rituale di oggi. Vedendolo così agitato mi viene a chiedere perché, cosa vuole ottenere, mi rendo conto. Tutto perso, tutto! Devo ammettere che ieri quando Alexander ha inondato il rifugio sacro della luce blu mi sono reso conto che avevamo solo scalfito il vero potenziale della sfera. Risulta essere molto più che scappare da un ombro strisciante. Deve essere l'inizio di qualcosa di veramente straordinario. Chissà cosa ha detto prima. Ancora presto, mi rendo conto che è curioso tutto questo, ma di sicuro ci deve essere l'altro. Ma mi sono letto già tutto. Tentare, non l'ho letto tutto. Sì. Parte 1. Tentare di calmare il potere della sfera. Ah, scusa. Prova a schiacciare. Vai avanti. Sì, vediamo cosa c'è di qui. Magari c'era olio. No, non c'è olio. C'è. Io vedo l'acqua che aumenta. L'acqua diminuisce. Ma credo. Non mi piace. Dovevi tornare adesso, però. C'è poco olio, te lo consiglio, ti sconsiglio di usare la torcia. Sì, lo so, ma sai che questo dopo mi delira e. Ce lo regge? Questi sono spenti. Corri dritto avanti a te. Chiarissimo! Ma perché mi devi far vedere? Corri tutto? Dritto avanti a te. Non accenderlo! Ah, cazzo, te ne frega! Metti che arriviamo verso la fine! Sanità mentale quasi impazzito e ci serviva con l'ultimo acciarino. Ah, perso. Alexander ci dice no, se mi dai 19 acciarini la smetto con tutto e torno a coltivare patate. E no, noi ne abbiamo solo 18 perché tu hai voluto accendere quello. Non finisci di dire ste cacate, ti lancia fuori il freddo del gelo. Vai avanti, la luce blu lo accecò come aveva fatto all'interno di quella tomba buia in Algeria. Era solo affascinante, provava ad avvicinarsi, ma la mano ferma del barone lo tenne indietro. Vai, prova a tirare la leva. Ma speriamo però. Se no dovrei... Ma te lo passo a te perché sto per diventare scemo. Tirare in alto. E prova ad andare alla porta, quella lì davanti a te. Quella là? Sì, magari si è aperto qualcosa lì, non buttarti giù. Fatto. Sì. Dopo tanto tempo. Beh, mancavamo di tanto così il click, presumo. La traccia rossa scoppiò dalle pareti appena iniziarono a sanguinare, urlò di paura appena la vista iniziò a consumare lo shit. Ed è necessaria una spinta per... L'altro non mi interessa, non credo. Una spinta di che genere? Devo prendere qualche oggetto per terra e lanciarlo? Sono oggetti che posso prendere o... Sì, motore. Vabbè. E quello? Bello. Guarda, come che non sei arrivato in faccia? Anche... Fatta apposta. Senti. Mettiamocene due dietro. Prova a tirargli una botta invece a quello là. Bello. Ha la manovella, no? Ma gli ha dato una botta... Con la manovella... quel coso. Mettevi il mattone. L'ho fatta! Posto? Dovevi solo lanciargli una cosa su questo coso qua. Dopo anni e anni di fatica.
Aspettò che i suoi occhi si abituassero al buio, ma non apparve nessuna forma o contorno. Avevamo già letto. Allora, bello come. Vedi Daniel ha ceduto. Cosa? L'ombra. Allora vieni, portiamola fuori da questo. Così troveremo un po' di pace. Sì, andiamo. In quale direzione? Giù al corridoio, all'obitorio. Ci sono altri morti lì? Ben fatto, Daniel. Vieni, andiamo. Ok. Non capisco niente perché. Non abbiamo più. E questo è l'obitorio? Cosa è successo? Perché tutti questi morti? Dove mi trovo? Cosa sta succedendo? Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Cosa lì brilla? Ho colto tubetto di rame. Ci piace. Ora vedo già meglio. Oh, basta. 2-3 giorni adesso è ridicolo. Perché qualcuno non vede in questa stanza? Ehi, qualcuno! Sono solo qui? Aiuto! Aiuto! Sono così stanco. Se dormo mi sveglierò così in fumo. Se non sarà così, prego mio signore di prendermi il sonno. Non è che se ci fossero anche i mostri? Io non li vedo. Ora sai cosa può avere provato io? Ma qua dove siamo arrivati? Per girare di lì, no? Cioè di qua c'era. Di qua mi sa che. No, di qua devo andare. L'obitorio? Un uomo col pene di fuori. Sento il tuo respiro, Daniel. Mi senti? Hai cambiato idea? Corpo ancora rigido al rigor mortis, non può essere più vecchio di un giorno. Niente di truccare il pene. Prova a usare l'oggetto che hai trovato. Tagliarlo? No, il coso. Non mi hai trovato. Il tubo da mettere nel pene. E prova. Il vaccino che permette ai uomini di lavorare nella fogna dominata dalle muffe, successo c'è sicuro. Successo sicuro, spontaneamente solo pochi servitori sono stati curati perché la procedura si dimostrava difficile, gli altri moriranno e alla fine dovrò nominarne altri per continuare i miei esperimenti. Una targa di iniezione di sangue vaccinato farà da scudo per passare nella fogna senza rischi di infezione. Andrà bene comunque il trasporto dei prigionieri. Temo per Daniel, lui è un prigioniero, egli è corrotto dall'ombra e si avvicina, riuscirà a superare il cancello, riuscirà ad accettarlo alla fine. Amore mio, ho visto il male in lui, come posso affidargli la verità? Che crudele ironia che debba fare a lui ciò che Agrippa ha fatto a me. Ottimo. Tutti amiamo Agrippa. Vita, ti amano. Prego. Ok, diamo un'altra nota. Gli strani morti venuti dai servitori prigionieri sono stati finalmente risolti. Cosa? Che ci siano troppe note? No. Sembra che la fogna che è stata aperta di recente utilizzata come mezzo di trasporto sia infestata da strane muffe velenose. Sembra che le vittime si siano ammalate velocemente per tutto il corpo. Quindi i miei uomini, me compreso, sono stati fortunatamente risparmiati da questa calamità, ma è chiaro che qualcosa danneggia i miei piani. I prigionieri muoiono velocemente, le loro vite infettate mancano dell'energia che cerco. Devo iniziare a lavorare subito a un vaccino. Posso prelevare un po' di sangue col mio ago cavo? Manca qualcosa, vedi? Scusa.
può penetrare nel cranio. Ah, prova a combinarli, no? Yeah. Il manico del trapano si è rotto, non è più utilizzabile. Potete usare il lago cavo? Cosa ho fatto? Non c'è bisogno di iniettare di nuovo il sangue. Sono iniettato il suo sangue. Potevo usare anche loro se volevo. Vedi qua dentro c'è la muffa, così ma non sono morto. Ok, mio. Ma smetto tutti sti corpi morti. Girigiri, sono picchino. Questo è inceneritore, ma la smetto. Fiori. Però entrano un po' d'olio. Oh, porca puttana.